Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Il Milan e l'Hellas Verona, ma anche il Parma ed Aversa fanno il gioco del Napoli di Gennaro Gattuso. Sconfitte determinanti, secondo il punto di vista, alla lotta per il sesto posto. Sconfitta interna clamorosa per il Milan di Stefano Pioli a San Siro contro il Grifone. Invece sconfitta a Marassi contro l'altra genovana, la Sampdoria, che vince un match determinante per la lotta salvezza. Rimonta segnata, siglata dalla doppietta di Fabio Quagliarella, decisivo a Marassi, prima il gol sull'assist di De Paoli e poi il rigore trasformato, tutto questo in soli 7 minuti. Quindi sui gol di Fabio Quagliarella sogna la salvezza la Sampdoria di Claudio Ranieri, invece colpaccio sempre riguardante l'ottica salvezza per il Grifone, che sbanca a San Siro grazie all'ex nerazzurro Goran Pandev e anche al gol meraviglioso di Francesco Cassato. Un doppio vantaggio poi, diciamo, dimezzato nel corso della finale, nel corso degli ultimi minuti, da Zlatan Ibrahimovic, il terzo gol in campionato, il quarto nel nuovo percorso, nel secondo percorso in rossonero dello svedese. Non bastano alla Milan, non bastano a salvare la faccia a Stefano Pioli, che in questo momento rimane al settimo posto, quindi dietro solamente al Napoli, a meno 3. Però secondo il punto di vista, in questo momento il Napoli di Gattuso ha qualcosa in più rispetto al Milan, rispetto alla neopromossa, al neopromosso Hellas Verona, rispetto anche al Parma di D'Aversa. Ha sicuramente qualcosa in più della Cagliari, che non vince da 12 partite, che è esonerato in questa settimana Maran. Al suo posto è arrivato nella panchina sarda Walter Zenga. Staremo a vedere come comunque inizierà questo nuovo percorso l'ex tecnico anche della Crotone. L'ultima esperienza nella panchina della Venezia lo scorso anno, invece in Serie A, l'ultima panchina che si è seduto l'uomo ragno è stata quella della Crotone. Comunque, tornando alle partite che si sono disputate alle ore 15, cade malamente la Milan. Partiamo da San Siro, Milan 1 Genoa 2. Prima il vantaggio siglato da Goran Pandev, dall'ex nerozzurro, e poi il raddoppio, il 41esimo, firmato da Francesco Cassata. L'ex Sassuolo mette a segno, comunque mette a sigillo la vittoria del Grifone, e non basta. Invece, dicevamo in precedenza, il terzo gol in questo campionato, in questo frangente, in questa seconda parte di stagione, il gol di Zlatan Ibrahimovic. C'è una sconfitta pesante per quanto riguarda l'obiettivo sesto posto, l'obiettivo quindi che porta direttamente alla prossima Europa League. Quindi il Milan rischia di rimanere senza coppe europee in questa, anche per il secondo anno consecutivo. È una sconfitta arrivata soprattutto anche a causa dell'atteggiamento, perché il Milan gioca una buona partita tutto sommato nella prima frazione, cade invece sotto i colpi, comunque anche abbastanza sfortunati. Cade sotto la sfortuna, ma anche cade sotto gli errori tecnici, che sono evidenti. Ad esempio, il gol che ha sbloccato il match al settimo parte da un errore tecnico di Theo Hernandez, un pallone perso malamente dall'ex difensore dell'Atletico Madrid e soprattutto del Real Madrid. Danno via libera a Sanabria, che si invola indifeso da nessuno componente della difesa, si invola in aria, pallone teso in mezzo per la corrente, vincendo Goran Pandev, che firma il vantaggio. Questo è il gol che sblocca il match. Poi il Milan reagisce, ha un'occasione con Ibra, ha un'occasione anche con lo stesso Bonaventura, ma alla fine arriva la doccia gelata, arriva il raddoppio del Grifone firmato da Francesco Cassata, ancora una volta determinante Sanabria, pallone in mezzo, apre lui l'azione, poi la pallone va per Biraschi, la corrente Biraschi la premia, comunque l'inserimento con tacco di Scione, poi Francesco Cassata batte il portiere rossonero, batte nuovamente la difesa rossonera per il gol del raddoppio. È un doppio vantaggio che mette comunque molta pressione agli uomini di Pioli, che non reagiscono neanche nella seconda frazione, e quindi arriva comunque il gol di Ibra. Dopo la ribattuta in area di rigore, Ibra si gira e batte Perin per il gol che dà speranza. Però nei 13 minuti rimanendo dopo il gol dello svedese, il Milan non creerà neanche un'occasione per il
per il tentativo di pareggiare questo match che sarebbe stato abbastanza, diciamo, immeritato se vediamo comunque l'arco dei 90 minuti. Andiamo invece a Marassi, la Sampdoria ribalta, vince 2-1 contro l'Hellas Verona e spera ancora per la salvezza, perché in questo momento la Sampdoria supera il Grifone, risponde immediatamente alla vittoria del Grifone e si porta a quota ben 6 punti nella classifica, a più 1 su Lecce che in questo momento è al terzultimo posto. Lecce 25 punti, Genoa 25 punti, Genoa comunque che c'entra la terza vittoria nelle ultime 4 partite e adesso si può di nuovo parlare di salvezza. Per la squadra di Nicola si può parlare di salvezza, si può parlare di salvezza anche per la squadra Bruciacchetta grazie ai gol dell'Eterno, lo possiamo dire tranquillamente, dell'Eterno Fabio Quagliarella, perché dopo un gran primo tempo dell'Hellas, l'Hellas ha giocato una bella prima frazione, però peccato, soprattutto ecco, questo è stato comunque il ruolo decisivo del match, è stato che l'Hellas non è riuscito ad andare con un doppio vantaggio negli spogliatoi, sarebbe stato meritato il doppio vantaggio visto comunque le tante occasioni create nella prima frazione. Mi viene da pensare alla grande palagol creata da sull'asse Lazovic, sull'asse Lazovic di Carmine XII, sul stesso assist di Lazovic, è partito comunque il gol che ha sbloccato il match grazie alla spaccata vincente di Zaccagni, deviazione comunque fondamentale per il gol di Audero che non è riuscito comunque a intervenire sulla scivolata vincente firmata dal trequartista dell'Hellas. Hellas in vantaggio grazie a Zaccagni 32esimo, un Hellas comunque che ha sfruttato il vantaggio al 30esimo grazie alla conclusione da fuori di Amrabat. Un'altra Sampdoria invece nella seconda frazione, si parte con il tentativo di fuori di Janto, grande risposta di Silvestri dalla doppia parata su calcio d'angolo di Silvestri determinante nella seconda frazione, poi comunque una bellissima tentativa, una bellissima azione costruita da De Paolo e finalizzata da Fabio Quagliarella che batte di prima intenzione l'estremo portiere ex anche bianco scudato e firma il pareggio al 77esimo. Poi la sciocchezza di Davidovic che spinge in area di rigore, Valeri va al VAR e decreta la massima punizione che all'85esimo Fabio Quagliarella lo stesso, comunque Fabio Quagliarella non sbaglia e ribalta completamente il match per 3 punti determinanti per quanto riguarda il sogno salvezza della squadra di Claudio Ranieri. Mi grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ci vediamo in un prossimo video.